Dicevo che il titolo di questo piccolo mio libro è In contrattempo, un elogio della lentezza, che potrebbe anche essere un elogio dell'indugio, dell'attenzione. E dico subito che nelle mie pagine non mi sono occupato di ozia, ma di quelle virtù, oggi in controtendenza, che sono appunto l'attenzione, l'indugio, la lentezza, virtù che sono da coltivare oggi in modo particolare per i loro effetti positivi, anni in cui andiamo di fretta, anni in cui decenni in cui la velocità, cioè l'efficienza, il correre è stata la parola chiave sin dal secondo Novecento e lo sarà nel 2000, lo sarà nel futuro. E mi sono chiesto, mi chiedo, ci chiediamo se velocità non porti con sé un'erosione culturale anche di fronte, io non sono un sociologo, mi occupo di libri, di letteratura, di lingua, eccetera, di fronte ai libri, di fronte agli ozia, gli ozia letterari, dico un'erosione culturale di cui non siamo forse ancora in grado di valutare le conseguenze. Io non sono affatto un nemico della velocità, ci mancherebbe, anzi non ho tessuto nelle mie pagine l'elogio dell'andare a piedi, l'elogio del muoversi lentamente. Sono uno che non intende affatto fare a meno della TAV o dell'alta velocità, insomma, né sono elogio lo scrivere a mano rispetto all'usare il computer, ci mancherebbe. Insomma, non sono un nostalgico della macchina da scrivere, del ticchettio o delle scrivanie senza computer, ecco. Però mi chiedo spesso se la fretta, di fronte ai libri soprattutto, è di questo che ci occupiamo, di fronte ai testi, se la velocità ha davvero migliorato la qualità della nostra esistenza, nel senso del capire, del nostro modo di stare al mondo, di stare bene con gli altri e con se stessi. Io dicevo, non sono un sociologo, quindi mi sono sempre occupato di lingue e di letteratura, di conseguenza ho limitato il campo come lo limito adesso, cioè mi sono fermato sugli ozia dedicati ai libri, sull'attento indugiare che i testi richiedono. Quindi, insomma, ho fatto insomma in questo libretto un elogio della filologia, posso dire, no? Della meticolosa diligenza che occorre quando si è a tu per tu con una pagina scritta, sia che la si componga, cioè se faccio lo scrittore evidentemente, sia che la si legga. La velocità non ha un valore negativo, ripeto, non danneggia affatto le arti, senza la rapidità di esecuzione, forse che da Ponte e Mozart, ecco, sarebbero riusciti a comporre le nozze di Figaro, dico, o non avremmo la velocità e l'affanno anche concitato del Don Giovanni, di cui parlava due settimane fa sul Sole 24 Ore il direttore Muti, questa velocità che ha il Don Giovanni, scenica anche, e non avrebbe la velocità prodotto queste meraviglie. Però il morso della fretta, l'eccesso di velocità che è la malattia di oggi e che invade tutti i campi, in certi casi non porta delle cose buone. Pensate quanto ha invaso il mondo della musica, per esempio, faccio un esempio tra mille, no? Sono migliori gli ozia su una tastiera oppure una velocità come oggi va di moda? Non so se avete notato la velocità con cui oggi tanti pianisti, soprattutto appunto cinesi, meno i russi forse, puntano sulla velocità per esibire il loro straordinario virtuosismo. Insomma, io ho letto per esempio, adesso non vorrei divagare, ma che Liszt, quando suonava l'opera 106, la sonata di Beethoven, la Hammerklavier, no? Famosa, lui ci metteva un'ora,
mentre Schnabel, un altro grande pianista che è morto nel 51, quindi del passato, lo eseguiva in meno di tre quarti d'ora. Oggi gran parte dei pianisti la esegue in mezz'ora, il che, per carità, è un'esibizione di grande virtuosismo, però l'ansia della velocità non lascia emergere i dettagli, la melodia con quella nitidezza che la fa emergere un esecutore che va avanti, che insomma che suona con maggior lentezza. Questo sarebbe un discorso interessante. Quindi la velocità nei campi, anche nel campo letterario, non è sempre un male. Non, anche qui non mi posso fermare, ma ricordate come nelle famose lezioni americane Calvino appunto assegnava alla rapidità uno dei valori artistici primari, e faceva il caso della fiaba e della velocità del raccontare, che incontrate, che la fiaba è svelta, è rapida, è veloce, no? Non sta a nominare a volte. Ma a parte la fiaba, anche la narrativa, quando è veloce, a volte ha degli effetti, ci attira subito nel vortice dell'azione. Per esempio, quest'anno è il centenario di Beppe Fenoglio. Ricordate soltanto gli incipit di Beppe Fenoglio: la malora pioveva su tutte le langhe, la sua San Benedetto. Mio padre si pigliava la sua prima acqua sotterranea, che ci butta subito dentro rapidamente nella nazione, ma era un modo suo di cominciare i racconti, rapidissimo. Fu il più grande fatto della prima guerra d'Abissinia, un giorno di fuoco, oppure Pioggia alla sposa, fu la peggiore alzata di tutti i secoli, eccetera. Rapidamente ci mette dentro, senza premesse, senza convenevoli, senza inquadramenti. Ma lasciamo da parte adesso queste cose e mettiamoci dal punto di vista nostro di lettore, nostro di lettore, che dobbiamo affrontare, leggere un testo, e lo dobbiamo fare rispettando l'autonomia di un suo testo. Insomma, bisogna oziare sul testo. Perché se non si ozia sul testo e si passa su veloce, ci vuole pazienza, è preferibile non correre, fermarsi a rivoltare con le pieghe del testo, isolare anche le cose minime, i concetti, per carità, sono importanti, ma la nostra cultura critica, in particolare quella italiana dall'idealismo in poi, è stata eccessivamente incline a filosofemi, nel senso che ha avuto, penso ancora proprio alla scuola, anche alla pratica scolastica, che ha avuto una eccessiva passione per i concetti e una sorta di allergia per i testi. Cioè, meglio, ecco, prendere cose, c'era quel grande poeta russo Mandelstam, no? Che negli anni 20 giustamente osservava, prima di morire in Siberia, dove appunto Stalin l'aveva confinato, e certamente, diceva, è certamente più facile elettrificare tutta la Russia che insegnare a tutte le persone non analfabete a leggere Pushkin così come è scritto. Parole, ecco, sante. Quindi dobbiamo sempre occuparci con una certa umiltà anche, per prima cosa, di che cosa ci sta scritto in un testo, delle parole scritte. E la velocità del leggere è una macchina di dispersione, insomma, annulla la capacità di concentrazione, mentre la lettura quasi oziosa, la lettura appunto più lenta, ci mette di più a contatto con il testo, cioè ci fa fermare di più su ogni piccolo episodio, su ogni indizio, che in fondo è molto, sempre molto rivelatore, molto importante, molto essenziale. Cioè, insomma, è bene cominciare a occuparsi de minimis, che non subito, ecco, del grosso. E qui quanti esempi potremmo fare, insomma. Quell'autore che oggi forse si legge di meno, Federico Tozzi, non so, certi suoi romanzi magnifici, Il Podere, Tre Croci,
con gli occhi chiusi, eccetera, il quale, come diceva Gianni Celati, lui si ferma ogni tanto così, c'è la formica, un filo d'erba, delle cose che sembrano insignificanti, una mosca, eccetera. E invece poi se ti fermi di più vedi che dietro c'è tutto un discorso simbolico e misterioso molto importante. Ma insomma i grandi scrittori hanno questa... sono già gli scrittori che ti mettono avanti queste cose, perché hanno una capacità visiva sul particolare che noi magari, anzi senz'altro, non abbiamo. Sanno trasformare il particolare nell'universale, se così posso dire. Per fare un esempio classico, un esempio che si fa spesso, quello di Lucrezio, no? Quello di Lucrezio, quel raggio, quel famoso raggio di sole, che è un particolare minimo, un raggio di sole che colpisce quelle minime particelle che volano nell'aria, della polvere danzante, no? Nella luce, nella luce, questo fascio luminoso, no? Ma per lui non è mica un dettaglio qualsiasi, è un, in quel passo la spinta, lo spunto per meditare sul moto perpetuo degli atomi, quindi aprire il discorso sul mondo, sull'universo, e quindi soltanto partendo dal minimo di quella danza di polvere si può illuminare, insomma, il creato, come Lucrezio fa questo in quel passo famoso, ecco. Nel mio libro, ma anche il tempo non c'è, sarebbe, insomma, visto che la pubblico di insegnanti e di studenti, si parla anche molto di scuola, proprio a questo proposito, molto, c'è un capitolo, insomma, dedicato alla scuola, un capitolo specifico, che in fondo è quello che dà anche il titolo, che credo del tutto in controtendenza rispetto all'andazzo alle, insomma, a certe riforme recenti, delle quali riforme personalmente... Sì, qualcosa mi piace, o comunque io per esempio trovo molto utile, dopo il Covid, la reintroduzione, io temevo che saltasse quella prova del commento del breve testo letterario, che per me è molto utile, perché che si può scegliere per l'esame di maturità, insomma, come mi insegnate, come sapete, che è una prova che affianca, che sostituisce il classico tema, il quale è molto utile, ma è molto come esercizio molto meno vincolante, molto più a ruota libera il tema, perché ti permette di così, certo, la capacità di scrivere la puoi valutare, ma di stare più in ruota libera. Ma invece un'analisi di un testo è qualcosa che ti aggancia più a qualcosa di concreto, che non ti lascia tanto andare fuori strada, insomma. Ecco, per dire che queste, stare attaccati al testo apre delle discussioni in classe, quando se c'è tempo, per gli spazi ancora concessi agli studi umanistici, che sono sempre più ristretti purtroppo, affrontare discorsi importanti, insomma, per tutti noi, perché allora vengono fuori quelle domande fondamentali. Ma noi che siamo qui, che faremo domani i periti, gli ingegneri, faremo altri mestieri, che ce ne facciamo dalla letteratura, che cosa servono questi libri, insomma, a cosa serve, che ce ne facciamo di libri dei libri di narrativa, dei racconti, cosa ce ne facciamo della poesia, noi che faremo gli informatici, faremo un altro mestiere, le lega che farà il letterato e via. No, per dire, questi temi che sono importanti, il testo in classe dovrebbe suscitare, credo susciti, a noi interessano a volte cose che siano utili per la vita, ci interessano di più quello che serve per il lavoro di domani, le cose che ci coinvolgono più direttamente, magari delle riviste scientifiche, giornali, testi tecnici, eccetera, eccetera. Io credo invece esattamente il contrario, che siano proprio il perito, il futuro perito, il futuro informatico, il futuro ingegnere, che debbano leggere a scuola testi letterari, anche perché poi non avranno più tempo di leggerli dopo, meglio che li leggano come fossero delle vitamine, delle pillole, insomma, da prendere obbligatoriamente, ecco, sempre, perché negli anni di scuola chi ha letto
di narrativa, di saggi. Chi ha letto poco o letto nulla ha disperso le possibilità di capire il mondo per il quale lui sarà poi chiamato in futuro a elaborare i suoi disegni, a vendere i suoi prodotti, a inventare delle cose, e insomma in qualche modo farà una professione, se possibile creativa, ecco, innovativa. E allora faccia il designer, faccia quello che sarà, il perito, eccetera. Ha certamente bisogno di una educazione molto più ampia di quella semplicemente tecnica, perché questa non può pensare poi leggerò poi, assolutamente non può fare, non ci sarà più il tempo, anche perché sono del parere, ma penso che lo siate anche voi, insomma, a parte il tempo che non avrà più, ma il tempo per leggere è un qualche cosa, è stato detto quante volte, un qualche cosa che dilata il senso del vivere. Un uomo che legge vale per due, se non di più, nel senso che leggere ti amplia l'orizzonte conoscitivo, non solo l'esperienza estetica o quella critica, ma anche ti mostra che a volte non c'è nulla come un romanzo, mettiamo un romanzo importante, sì, non c'è nulla come un romanzo importante che ti faccia capire la società, i casi, le possibilità della vita. Che cosa c'è? Non c'è nulla come la lettura di Flaubert o di Tolstoi o di Manzoni o di Verga, insomma, che può illustrare nel profondo Flaubert l'abilità dell'istituzione, la famiglia nel caso di Flaubert, no? Non c'è nulla che, penso a Verga, ma potrei pensare ad altri, che ti faccia capire o entrare dentro nell'anima dei diseredati come Verga. Non c'è nulla che, come Manzoni, ti faccia capire la presenza di un disegno che è al di sopra di noi, che regge il mondo, e il senso drammatico che c'è dentro la storia, che è un qualcosa che spazza tutto via. Insomma, c'è quel famoso passo in cui non abbiamo tempo di leggere, evidentemente, che tutto rimuove, che tutto rinnova. Insomma, la lettura è questo, la lettura è quella cosa che un romanzo è come un affresco, che affresca per noi proprio il mondo che ci sta intorno in modo molto più efficace, al punto che mi ricordo c'è un bel dialogo, un libro intervista tra Vargas Llosa e Claudio Magris, i quali discutono a un certo punto, si chiedono nella loro discussione se sia più utile leggere in un romanzo la storia di un uomo corrotto oppure un saggio sulla corruzione. E tutti e due, ma io sono d'accordo su questo, che un intervento, per quanto profondo, etico-politico, sulla corruzione sia entri meno dentro di noi che una storia scritta da un grande scrittore su un uomo corrotto. Questo è, ecco, argomento di discussione, ecco, da dibattere. Sulla scuola, insomma, sulla scuola si potrebbe a lungo parlare, anche a proposito dei classici, anche perché noi che siamo occupati per una vita, chi si è occupato per una vita di scuola, vede con molta tristezza a volte la disaffezione che c'è nel mondo contemporaneo per le lettere. Non perché si stampi meno, per carità, si sfornano una quantità di romanzi, eccetera, ma in fondo la scuola poi è legata. Nella società odierna, insomma, conta di più
l'impegno utilitaristico sulle cose, che è giusto perché manca il lavoro, quindi bisogna che, insomma, prepararsi per il lavoro, eccetera. E ma quelle discipline che non sono in funzione del lavoro, ma che sono in funzione del pensiero, che sono in funzione, in fondo, che non hanno un risultato pratico, e queste anno dopo anno sono come, ecco, messe nell'angolo, e per cui a volte dico, mi chiedo, ma insomma ho insegnato per 50 anni, ma potevo fare un altro mestiere, non è stato nel suo, non so che cosa, a che cosa ho contribuito, se le cose vanno avanti così, perché sta vincendo ormai l'idea, e noi si fanno questi festival per ribadire il contrario, l'idea sta vincendo oggi che le materie umanistiche sono un lusso appassionato, sì, bello, ma un lusso, sono un tutto va sostituito da insegnamenti scientifici, tecnici, finalizzati alla produzione di tecnologie utili per il mercato, per carità, non siamo mica contro il progresso, ma ecco, non dobbiamo, difendiamo finché possiamo quello che serve per pensare e che serve soprattutto a noi, perché penso che siamo tutti d'accordo, che dovremmo essere tutti d'accordo, ma che la scuola non deve soltanto servire per qualcosa, ma deve formare, cioè è fondamentale la differenza tra formazione e addestramento. La scuola non è una, ecco, una lunga fila, un'anticamera di fronte a uno che ti deve assumere per un lavoro, no? Insomma, non è in vista di un'applicazione immediatamente produttiva e lavorativa. L'insegnante non è mica un somministratore di conoscenze, deve tornare ad essere, come sempre stato e come ancora lo sono oggi, migliore, un educatore. Ma purtroppo c'è un pensiero unico condiviso da quasi totalità della classe politica, destra o sinistra che sia, su questo punto, e per questo ho intitolato questo mio libro In Controtendenza. Devo chiudere qua perché, insomma, non voglio rubare assolutamente spazio alla parte interessante e viva di questa giornata, cioè il dibattito. Io torno sempre, e sono tornato in questo libro, a chiedermi se la scuola serve per formare dei cittadini o degli impiegati intelligenti. Questo è il punto. Ecco, questo è il punto fondamentale. E non, perché non si è capito fino in fondo che la letteratura, se praticata con molto indugio e con larghi spazi su dei testi, porta a vantaggi plurimi, che non sono soltanto di ambito così logico, mentale o linguistico, ma proprio esistenziale. Esistenziale perché siamo coinvolti con la letteratura e con la lettura dei testi, siamo coinvolti nelle nostre emozioni, nelle nostre personali emozioni, perché di cosa parlano i testi letterari? Parlano di amore, di morte, di amicizia, di tradimento, di fede, di coraggio, di speranza, di offesa, di generosità, di malinconia, di tragedia, di gioia, di allegria, di speranza. Insomma, i nuclei che sono il fondo del nostro vivere. Quindi, viva la letteratura, viva i libri, viva i classici di cui vi state occupando. Molte grazie a Gianluigi Beccaria, veramente, per aver saputo introdurre così bene. Scusate, temo che ci sia un'interferenza di microfono. Forse.
Vediamo se questo... Sì, ce l'ho fatta. Non sono stata così catastrofica. Davvero molte grazie a Gianluigi Beccaria, che ha saputo introdurre splendidamente i temi che ci stanno da sempre a cuore, che animano anche questa disputa, questo dibattito, insomma, i nostri studi, le nostre passioni, il testo e la lingua. Il testo non è un pretesto, il testo ci dice tanto, se non tutto, o comunque è il testo che dobbiamo scavare nei dovuti tempi. E quindi veramente ancora grazie. E diamo allora inizio alla nostra disputa. Credo che siano stati richiamati i nostri, sì, li vedo, i nostri dibattenti, che sono pronti quindi a entrare, i Fenici e i Novi Oratores. Prego, entrino. Possiamo incoraggiarli già? Mentre loro si accomodano, io cedo quindi la parola e soprattutto do l'avvio a Elena Cusumano per il suo ruolo di moderatrice, e non appena sarò uscita in sicurezza da questa pedana. Buon pomeriggio a tutti, sono Elena Cusumano e modererò questo dibattito. Come la professoressa Berardi ha già detto prima, appunto sono una studentessa di giurisprudenza al primo anno, ex dibattente, ex moderatrice e giudice, insomma, l'ambiente del dibattito ormai è familiare. Prima di iniziare il dibattito vero e proprio, ci terrei a ribadire quali sono le regole del dibattito, che magari non tutti conoscono. Assisterete a un dibattito che consta di 6 interventi, 3 per ogni squadra. Questi 6 interventi appunto dureranno 6 minuti l'uno. Il primo e l'ultimo minuto sono protetti. Ciò significa che la squadra avversaria non può fare nessun tipo di domanda o non può contestare a un'affermazione detta. Invece i minuti centrali sono disponibili, diciamo, a una sorta di contrattacco da parte della squadra avversaria, che potrebbe mettere in difficoltà il dibattente che sta parlando, o al contrario potrebbe rafforzare ciò che sta dicendo, a seconda appunto delle capacità espositive e delle capacità di rispondere che avrà il nostro speaker. Alla fine poi dei 6 interventi ci saranno 2 repliche che dureranno 3 minuti l'una. Questi 3 minuti sono tutti protetti e queste repliche servono un po' a ricapitolare quelle che sono le posizioni, le tesi, le argomentazioni che ci proporranno gli speaker, e serviranno a far presa anche sui giudici nel loro giudizio finale. Infatti sono, diciamo, le parti più coinvolgenti da un punto di vista anche emotivo. Inizierà la squadra pro, che in questo caso è rappresentata dai Novi Oratores del liceo Cavour di Torino, e risponderà la squadra contro, i Fenici del liceo d'Azeglio. Si alterneranno a partire dal pro i vari interventi, però la prima replica sarà fatta dalla squadra contro e terminerà poi la squadra pro. Io diciamo che avviserò quando inizia il tempo e quando finisce il tempo con 2 suoni della campanella, così, e invece annuncerò l'inizio del tempo non protetto e la fine del tempo protetto suonando una sola volta. Mi raccomando, lo ribadisco all'inizio così poi non lo dovrò dire nel mentre: se dovete fare delle contestazioni, delle domande alla squadra avversaria, bisogna essere molto concisi, bisogna essere precisi nella domanda, quindi preparatevele prima, diciamo, per dare spazio appunto allo speaker che parlerà.
la mozione che ascolti, di cui appunto i nostri dibattenti parleranno e appunto che ascolteremo è Deus nobis ec otia fecit, Virgilio Egloghe 1.6, la qualità della vita è più importante dell'etica del lavoro. Direi di iniziare il dibattito. Do la parola alla prima speaker della squadra pro della squadra Novi Oratores del Liceo Cavour, Martina Gravaghi. Il tempo inizia ora. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Oggi andremo a dibattere una mozione che ha molto interessato la mia squadra, ossia Deus nobis ec otia fecit, la qualità della vita è più importante dell'etica del lavoro. Innanzitutto riteniamo fondamentale contestualizzare questa mozione e dare l'importanza che merita al verso virgiliano. Nel momento in cui Virgilio scrisse le bucoliche, Roma si trovava in un momento di crisi, poiché la città era appena uscita dalla battaglia di Filippi e poiché vi erano le espropriazioni delle terre a favore dei veterani. Vediamo dunque che la qualità della vita della città era messa in pericolo e che i cittadini temevano di dover subire la stessa sorte toccata a Melibeo, un pastore costretto a partire dalla sua patria, ad abbandonare le sue terre e a sopravvivere attraverso un lavoro improbus che non gli permetteva di essere soddisfatto della sua vita. Crisi di tale portata, però, non rappresenta solo la Roma del primo secolo avanti Cristo, ma rappresenta anche la nostra società attuale, una società ribaltata dagli ultimi avvenimenti, in particolare dall'epidemia mondiale. Infatti, se nei decenni precedenti al nostro vi era una stabilità economica, ma anche una stabilità valoriale e morale garantita dall'etica del lavoro, oggi come oggi tale stabilità non vi è più, poiché ci si è resi conto che l'etica del lavoro non è più l'elemento che basta per garantire delle buone condizioni di vita. Infatti, è chiaro che oggi come oggi, l'etica del lavoro di cui ci eravamo illusi di poterci accontentare non garantisce più una vita soddisfacente. Allora, se nella Roma di Virgilio era l'intervento del Deus, ovvero di Ottaviano, a poter garantire un ritorno all'ozium, nella società di oggi è lo Stato che deve garantire, deve concedere all'uomo di uscire dalla sfera totalizzante del lavoro, definito improbus e soffocante, doloroso dallo stesso Virgilio, e di realizzarsi completamente in tutti i campi della sua vita. Passando alle definizioni dei termini, noi con qualità della vita riteniamo la realizzazione personale che è garantita da delle condizioni fondamentali che ogni Stato dovrebbe garantire ai propri cittadini per permettere loro di godere di un diffuso benessere. E tali condizioni sono la vita, una buona salute fisica, la sovranità sul proprio corpo e la capacità di pensare, ragionare e immaginare, esattamente come sostiene la studiosa Martha Nussbaum. Per quanto riguarda invece l'etica del lavoro, essa corrisponde ad un lavoro esclusivo, un lavoro totalizzante fatto di senso del dovere e di fatica, che costringe l'uomo ad annullarsi nel lavoro. Questa è un'etica deontologica che impone dei vincoli a cui l'uomo deve obbedire per sentirsi moralmente nel giusto e che porta a costrizione e sacrificio. Questa etica però non è un'etica solo in senso morale, non porta un obbligo solo morale, ma anche un obbligo economico. Infatti l'etica del lavoro, che è un fondamento dell'etica protestante di Calvino, è, come sostiene Max Weber, l'essenza del capitalismo. Per quanto riguarda il nostro valore, noi crediamo in un mondo in cui l'uomo si possa sentire nel giusto e si possa autorealizzare anche al di fuori del campo lavorativo. Perciò il nostro valore è l'autorealizzazione umana nel campo personale. E tale valore si rispecchia perfettamente, prego. Il lavoro dello Stato e i doveri che essi hanno nei nostri confronti, come voi avete sostenuto, di garantirci queste condizioni, non è anche sul lavoro totalizzante? Certo, il lavoro nello Stato è un lavoro fondamentale e la qualità della vita però non è garantita da questo lavoro, quindi non è una qualità della vita totalizzante garantita dal lavoro perché il lavoro non la garantisce. Continuando con l'esposizione del mio discorso, il nostro valore si riflette nella nostra linea argomentativa. Noi sosteniamo che la qualità della vita sia più importante dell'etica del lavoro, uno, perché l'assetto economico e valoriale della società sta cambiando. Due, perché la scelta della qualità della vita è una scelta di libertà in campo economico, personale ed etico.
3, perché la scelta della qualità della vita consente l'espressione di interessi e talenti che non è più possibile ricercare attraverso il lavoro. Passando all'esposizione del primo punto, noi riteniamo che la qualità della vita sia più importante dell'etica del lavoro perché l'assetto economico e valoriale della società sta cambiando. Infatti, nei decenni precedenti al nostro, in particolare nel capitalismo, è nata l'idea che il lavoro dovesse avere come obiettivo il denaro e il progresso tecnologico, ma in questi ultimi anni la storia più volte ci ha dimostrato che questi elementi non bastano per il raggiungimento di una buona qualità della vita. Esempio lampante di ciò è sicuramente il quiet quitting, un fenomeno sempre più diffuso che consiste nel lavorare solamente nei tempi e nei modi descritti dal contratto e non attuare uno straordinario per avere più tempo libero da dedicare ad esperienze realmente appaganti, seppure a costo di doversi accontentare di un salario ridotto o di una carriera meno fruttuosa. Infatti, sempre di più l'uomo si è reso conto che il denaro e il progresso tecnologico non sono la chiave del benessere. Da una parte, infatti, il denaro arricchisce sempre chi non ne ha bisogno, perché un esempio è la nostra società, in cui i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Dall'altro, il progresso non sempre porta ai risultati sperati. E un altro esempio è la nostra società, in cui le persone sempre di più si dimostrano insoddisfatte e inappagate dalla loro vita, totalizzata dal lavoro. Dunque le persone si stanno rendendo conto che un arricchimento culturale va preferito ad un progresso economico e tecnologico che, seppur presente, non coincide con un miglioramento della società. Dunque la qualità della vita è più importante dell'etica del lavoro perché il lavoro attualmente non permette all'uomo di realizzarsi in tutti i suoi aspetti, mentre la qualità della vita è l'unico modo per effettuare un concreto miglioramento della vita e di conseguenza dell'intera società. Con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Ringrazio la prima speaker dei Novi Oratores, Martina Gravaghi, che per i giudici ha parlato 6 minuti e 18 secondi. Adesso passo la parola al primo speaker della squadra contro, Fenici, Alessandro Bellusci. Il tempo inizia ora. Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l'amare il proprio lavoro, il che purtroppo è privilegio di pochi, costituisce la migliore approssimazione alla felicità della vita, alla felicità sulla terra. Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Bellusci, primo speaker della squadra contro. Il mio onere oggi sarà quello innanzitutto di confutare e di segnalare gli elementi meno convincenti delle argomentazioni della squadra pro, e poi quella di presentare e introdurre il dibattito, introducendo anche il nostro primo argomento. Innanzitutto vorrei segnalare alcune contraddizioni evidenti nel dibattito, nell'argomentazione della prima speaker della squadra pro. Innanzitutto quella alla mia domanda, in cui ha prima affermato che effettivamente quello del lavoro è un lavoro, quello dello Stato è un lavoro totalizzante, e subito dopo mi ha risposto che il lavoro non è in grado di permetterci di raggiungere la qualità della vita. Dopodiché, siccome è nostro interesse, è l'interesse dei giudici che noi ringraziamo e del pubblico, avere un dibattito quanto più attivo e interessante possibile, accettiamo le definizioni della squadra avversaria, ma ci preme soprattutto evidenziare un altro aspetto, e cioè quello che voi ci avete parlato innanzitutto e avete definito la qualità della vita come una condizione che si basa su diversi elementi, no? Anche spirituali, e poi avete dimostrato che la ricchezza e il benessere materiale non ci possono condurre alla qualità della vita, e quindi avete ragionato su due piani ben diversi. Ma adesso passiamo alla nostra thin line, alla nostra linea argomentativa, che si basa su un valore fondamentale, perché ricordiamolo, la mozione ha lo scopo di definire quale è migliore e preferibile tra la qualità della vita e l'etica del lavoro. Noi dobbiamo dimostrare che non è vero che la qualità della vita è migliore dell'etica del lavoro, e noi oggi ci premerà ricordarvi come nessuno dei due è più importante. Non è vero che la qualità della vita è più importante dell'etica del lavoro. E questo perché, al contrario di quanto da voi affermato, la qualità della vita e l'etica del lavoro non si trovano su due elementi distinti.
sono profondamente connessi tra di loro, sono inscindibili, sono in un rapporto di circolarità, l'uno non esclude l'altro. E noi oggi lo dimostreremo innanzitutto perché il concetto di lavoro, come voi lo avete inteso, è un fatto primario, mentre il benessere è un fatto secondario. Quindi se volessimo ragionare in termini assoluti, il lavoro viene prima ancora della qualità della vita. Non si può parlare di qualità della vita se non si parla di lavoro. Il secondo argomento è che l'etica del lavoro, cioè appunto come voi l'avete definita, è profondamente intrecciata alla nostra dignità, alla nostra realtà, alla nostra persona. L'etica del lavoro ci consente di realizzarci, di valorizzarci. E terzo punto, perché anche a livello pratico, come avete dimostrato, quando, come voi avete affermato, quando un'azienda, una qualsiasi entità, impresa, intende il lavoro in senso etico, prego. Avete detto che l'etica del lavoro permette di realizzarci, quindi un disoccupato non potrà mai realizzarsi. Non abbiamo detto che un disoccupato non potrà mai realizzarsi, ma che nel momento in cui si formerà e così verrà indirizzato dallo Stato, questo voi avreste potuto proporre, che lo Stato proponga a tutti un percorso per entrare nel mondo del lavoro, perché ognuno può arrivare alla propria realizzazione proprio e soltanto attraverso l'etica del lavoro. E questo perché, appunto, ero al terzo punto ancora della nostra linea argomentativa, perché quando un'azienda intende il lavoro dei propri dipendenti, la propria produzione, in senso etico, ci sono delle implicazioni valoriali e morali fondamentali che garantiscono ai dipendenti proprio la qualità della vita. Dunque, detto questo, passiamo subito all'argomentazione del primo punto, e cioè che il lavoro è un fatto primario. Il benessere, come dice la parola stessa, qualità della vita, benessere, è un fatto secondario. La nostra sopravvivenza dipende dal caso. Noi non possiamo decidere il momento in cui moriremo e quanto sarà lunga la nostra esistenza, ma noi possiamo piegarla in qualche modo, possiamo cercare di modificarla proprio attraverso il lavoro, garantendoci l'alimentazione, garantendoci tutti quanti i servizi e i beni di cui noi usufruiamo tutti quanti i giorni quotidianamente. Il lavoro è uguale alla vita. C'è un profondissimo legame tra lavoro e qualità della vita, perché anche chi passa il proprio tempo negli ozi e a pensare, a filosofare, comunque avrà qualcun altro che deve lavorare per lui. Non ci può essere vita senza lavoro, non ci può essere sopravvivenza senza lavoro. E di conseguenza, se la scelta è lavorare per necessità, oppure lavorare secondo la nostra volontà, ecco dove si trova l'etica del lavoro. Dobbiamo lavorare in modo volontario, ponendo il lavoro al centro della nostra esistenza. Dobbiamo avere un'etica del lavoro proprio per questo, perché viviamo meglio, ci liberiamo dalla condizione di dover lavorare necessariamente e quindi ci realizziamo. E di conseguenza il lavoro avrà poi una serie di implicazioni dirette, più pratiche, che verranno poi esposte dalla seconda speaker della mia squadra. Concludo riepilogando brevemente qual è il nostro valore e le nostre argomentazioni. Noi crediamo che etica del lavoro e qualità della vita non si possono scindere, si trovano sullo stesso identico piano. E lo facciamo uno, perché il lavoro viene prima della qualità della vita e l'etica del lavoro significa lavorare meglio e quindi vivere meglio. Due, perché ci sono delle implicazioni a livello della dignità, a livello della nostra persona, con l'etica del lavoro. E tre, perché l'etica del lavoro ha delle implicazioni dirette anche a livello aziendale e pratico. E con questo concludo. Grazie. Ringrazio il primo speaker della squadra contro, Alessandro Bellucci, che per i giudici ha parlato 6 minuti e 30 secondi. Passo ora la parola al secondo speaker della squadra pro, Nicola Crisafi. Il tempo inizia ora. Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio la giuria per avermi dato la parola e la squadra avversaria per gli ottimi spunti forniti. Mi rivolgo innanzitutto a confutare la linea portata dal primo speaker della squadra contro. Infatti lo speaker ha esordito confutando noi, quindi parto col difenderci. Noi non abbiamo parlato di lavoro totalizzante dello Stato, ma di lavoro totalizzante che viene imposto a quasi tutte le persone che vivono sul pianeta,
e che dunque non va bene per garantire la qualità della vita e che, a dire il vero, quasi anche esula dall'etica del lavoro, quindi ci sembra che non abbiate ben chiaro questo aspetto. Poi mi è dopo criticare il valore di riferimento che avete portato. Infatti non c'è ben chiaro nemmeno quale sia, poiché avete fatto un lungo e ottimo discorso sul fatto che etica del lavoro e qualità della vita siano inscindibili. Ebbene, però ci sembra un valore molto indeciso, in quanto la qualità della vita è una facoltà che riguarda l'interno di ogni persona, la sua anche spiritualità, mentre l'etica del lavoro è un fattore prettamente esterno e che riguarda il modo in cui agiamo nel mondo. Poi avete detto anche, però, un po' contraddicendovi, che il benessere sarebbe un fatto secondario rispetto al lavoro, e avete anche sostenuto che il lavoro sia un po' il fine della vita. A noi proprio non sembra. Anche da come l'avete descritto voi, il lavoro resta pur sempre un mezzo. E effettivamente avete detto qual è il fine? E vi siete anche risposti, avete detto per vivere meglio. Ma allora ci sembra quasi che voi con questo sosteniate quello che noi dobbiamo sostenere poiché siamo pro, ovvero che la qualità della vita è più importante dell'etica del lavoro. Avete detto anche che non c'è vita senza lavoro. Beh, può essere anche vero, ma si parla di qualità della vita. Avete detto che il lavoro ci garantisce il benessere materiale, quello che ci serve per vivere, ma è qualcosa che, bene o male, anche gli animali riescono a procacciare per se stessi. Ma noi non siamo solo animali, noi siamo uomini. Appunto il nostro valore di riferimento è la realizzazione dell'uomo e per questo riteniamo che occorra qualcosa di più all'esperienza di vita umana. Detto ciò, passo ad esporre il nostro secondo e terzo argomento. La nostra seconda argomentazione dice che la scelta della qualità della vita è una scelta di libertà in campo personale, economico ed etico. Riflettiamo un attimo sul termine libertà, poiché se ne parla molto. Ebbene, noi pensiamo che se c'è libertà ci debba per forza essere una scelta. Ma su cosa è più importante scegliere? È più importante scegliere su fattori materiali, che possono essere cosa mangio stasera o cosa farò domani, o è più importante poter disporre del proprio tempo? La vera libertà, infatti, secondo la nostra squadra, è il poter disporre del proprio tempo e della propria vita in generale, e non solo di poter disporre di fattori materiali che comunque molto spesso non sono nemmeno dipendenti da noi. E dunque, cos'è più importante? La qualità della vita oppure un'etica del lavoro che ci può garantire un benessere materiale, ma che può sempre passare, che non è stabile come lo è invece la nostra libertà, il poter disporre come noi vogliamo del nostro tempo. Nell'ecloga prima, che viene citata dalla mozione, il protagonista, uno dei due protagonisti, Titiro, è proprio splendente di gioia, poiché cosa può fare lui? Può continuare a disporre del proprio tempo come lui vuole. Titiro non vive di rendita, anzi, non è un nobile, è stato uno schiavo addirittura, però ha qualcosa che gli fa vincere tutte le avversità, e non è solo il suo Deus, è la possibilità di poter fare della sua vita ciò che lui vuole, ciò che lui ama, e cioè passare il suo tempo a cantare nelle grotte frondose o con la sua amata Marilli. Allo stesso modo, appunto, abbiamo citato il quiet quitting, la nostra prima speaker l'ha molto intelligentemente citato, ma è solo una faccia della medaglia di quello che stiamo vivendo in questi tempi. Infatti molte persone non si limitano a lasciare silenziosamente, passatemi la traduzione, il loro lavoro, ma lo lasciano proprio effettivamente, mettono a repentaglio la qualità della loro vita. Perché? Perché vogliono averne almeno una. Non vogliono passare tutta la loro vita a sostenere un lavoro che molto spesso non gli interessa, perché diciamocelo. Che umanità prospettate se tu stessimo seduti sotto all'ombra del faggio? Se tutti stessimo seduti all'ombra del faggio. Titiro non passa tutta la sua vita all'ombra del faggio. Titiro porta anche a pascolare le sue caprette. Una parte della sua vita la dedica al lavoro, ma solo una parte, ed è un aspetto secondario, poiché il lavoro, tranne che per rarissime eccezioni, come stavo dicendo, resta un aspetto secondario e resta un mezzo per poter fare ciò che noi nella vita vogliamo veramente fare. E questo ci porta al nostro terzo argomento, ovvero che la scelta della qualità della vita consente l'espressione di interessi e talenti che non è più possibile ricercare attraverso il lavoro. Anzi, a volte non è mai stato possibile ricercarli. Ripeto, a parte per pochissime eccezioni, per esempio il lavoro in ambito letterario non è una cosa facile da perseguire. Esistono grandissimi talenti, esistono uomini che
anche per quella che era la loro famiglia, hanno avuto la strada in discesa, ma esistono tanti altri che, pur avendo una grandissima passione per la letteratura, la filosofia, non hanno mai potuto praticare questa cosa in prima persona e guadagnandoci. Un esempio eccellentissimo può essere Baruch Spinoza, che per la maggior parte della sua vita ha fatto il muratore di lenti, non potendo sostentarsi col suo eccelso pensiero. Allo stesso modo, un altro esempio di altissima caratura può essere Cicerone. Cicerone, pur sostenendo la superiorità del negozium, raggiunse le massime vette del suo pensiero proprio grazie all'ozium, ed è proprio grazie al suo ozium che adesso noi lo ricordiamo, proprio grazie ai pensieri che riuscì a raggiungere. E dunque la qualità della sua vita non possiamo non dire che non fu più importante della sua etica del lavoro. Dunque, per concludere, ribadisco la nostra linea argomentativa, ovvero che la qualità della vita è più importante dell'etica del lavoro, perché siamo in un periodo di forti cambiamenti etici e sociali, perché la scelta della qualità della vita è una scelta di libertà in campo economico, personale ed etico, e perché la scelta della qualità della vita ci permette di perseguire passioni che non è più possibile perseguire con la sola etica del lavoro. Grazie a tutti. Ringrazio il secondo speaker della squadra pro, Nicola Crisafi, che ha parlato per 6 minuti e 43 secondi. Passo ora la parola alla seconda speaker della squadra contro, Martina Bucur. Il tempo inizia ora. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Martina Bucur, la seconda speaker della squadra contro. Vorrei cominciare col ribattere a ciò che il secondo speaker della squadra pro ha appena detto. Egli, infatti, citando la vicenda di Titiro, ha sostenuto, come vogliamo fare noi, che la qualità della vita possa essere conciliabile col lavoro. Infatti Titiro, oltre a suonare il flauto sotto l'ombra del faggio, si dedica anche al proprio lavoro. E dunque è proprio vero che possono essere conciliabili questi due aspetti. E infatti noi sosteniamo che il lavoro sia inevitabile in qualsiasi modo e che un uomo non possa sostentarsi esclusivamente attraverso l'ozium. Detto ciò, vorrei proseguire con la nostra linea argomentativa, in cui spiegherò in qualche modo e confuterò quello che voi avete appena detto. Infatti, noi sosteniamo che tutte le caratteristiche della dignità dell'uomo possono essere raggiunte attraverso il lavoro, e questo è il secondo punto della nostra linea argomentativa. Infatti, l'uomo si può realizzare attraverso queste caratteristiche della sua dignità, e quindi in questo modo può accrescere la qualità della sua vita. Infatti, per citare Esiodo pensa che il lavoro sia alla base del benessere dell'uomo e della sua dignità, e quindi vede il lavoro come un mezzo di elevazione morale. E quindi a questo punto il lavoro è un premio, permette all'uomo di dare un senso alla propria vita, è una dignità. Sta infatti alla parola dignità, il compito di delineare le caratteristiche fondamentali che definiscono l'uomo in quanto tale, e quindi per la loro importanza devono essere tutelate e mantenute intangibili. E quindi a questo proposito noi abbiamo delineato 3 caratteristiche fondamentali che definiscono l'uomo in quanto tale, e sono il suo spiccato intelletto, la sua forza e tensione creativa e il suo impegno civico. E dunque, per ognuna di queste 3 caratteristiche, io andrò a dimostrare come esse siano intersecate profondamente con il lavoro e non siano in nessun modo separabili da esso. Infatti, come per prima caratteristica, analizzerò la tensione creatrice e dominatrice che dell'uomo nei confronti della natura. Infatti, dagli albori della società è inutile ripetere che l'uomo ha sempre cercato di dominare la natura e quindi di imporre la propria forza su di essa e modellarla a proprio vantaggio. E quindi possiamo prendere come esempio anche il linguaggio, che è un tentativo dell'uomo di comunicare con gli altri, quindi di razionalizzare l'irrazionale. Come seconda caratteristica prendiamo l'intelletto umano. L'intelletto umano si esercita esclusivamente nell'ambito del lavoro. Infatti ricordiamo che il progresso della società avviene esclusivamente nell'ambito del lavoro. E come terza e ultima caratteristica ricordo l'impegno civico. Infatti l'uomo può realizzarsi esclusivamente all'interno della società e quindi il lavoro del singolo è volto esclusivamente verso la società e agli altri individui che formano questa società. E quindi citiamo la Costituzione. La Costituzione italiana è fondata sul lavoro, ma non come mezzo di produzione, bensì
come un'attività, una funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della società. E dunque il lavoro fa parte dell'essenza dell'uomo, che lo si voglia o meno, e quindi la dignità del lavoratore si sovrappone perfettamente alla dignità dell'uomo. Se non si pone dunque l'etica del lavoro come fine, non si potrà mai migliorare la qualità della propria vita. E dunque a questo punto io porterei un esempio pragmatico come terzo punto della nostra linea argomentativa, perché altrimenti le mie sarebbero solamente parole vuote. E come terzo punto parlerò del RSI, responsabilità sociale d'impresa. Infatti, quando un'impresa decide di dare un'impronta etica alla propria produzione e quindi volta al beneficio della società, a portare un beneficio pragmatico nei confronti verso la società in cui essa si realizza, allora mette in campo una serie di politiche e di norme che siano mirate appunto a rendere il proprio comportamento etico, e in questo modo l'azienda mette in atto una serie di valori e una serie di norme che incrementano anche la qualità della vita del singolo lavoratore. Prego. Voi qui parlate di lavoro etico, ma come si concilia l'etica del lavoro del singolo lavoratore? Ora te lo spiegherò subito. Noi qua parliamo di etica del lavoro di un'azienda, e in questo modo l'azienda va a valorizzare la vita del singolo lavoratore, infatti attraverso una serie di politiche, per esempio rendere gli stipendi equi, un ambiente di lavoro sano, garantire delle possibilità di carriera anche al di fuori dell'azienda, oppure garantire le visite mediche e la maternità alle donne lavoratrici. Ecco, attraverso queste politiche si va a migliorare la qualità di vita dei lavoratori. Dunque, io con questo ho finito di esporre il terzo punto della nostra linea argomentativa e procederò con il ripetere tutti i nostri tre punti. Nel primo punto, infatti, noi sosteniamo che non può esserci qualità della vita se in primis non c'è vita, e la vita è garantita esclusivamente dal lavoro. Come secondo punto, tutte le caratteristiche fondamentali della dignità dell'uomo sono garantite dal lavoro, e le caratteristiche della dignità dell'uomo permettono di sviluppare al meglio l'essere uomo e quindi di aumentare il proprio benessere. E come terzo punto argomentativo, noi portiamo un esempio pragmatico, che è quello della RSI, responsabilità sociale d'impresa, che quindi, se applicata ad un'azienda, va ad incrementare lo stile di vita di ogni singolo lavoratore. Con questo ho concluso e vi ringrazio. Ringrazio la seconda speaker della squadra contro, Martina Bucur, che ha parlato per 6 minuti e 18 secondi. Passo ora la parola alla terza speaker della squadra pro, Lorenza Roma. Il tempo inizia ora. Buon pomeriggio, io sono la terza speaker per la mia squadra pro e parto confutando quanto è stato detto dalla squadra avversaria nei suoi precedenti interventi. Innanzitutto vorrei far notare che l'altra squadra insiste molto sul fatto che la qualità della vita sia conciliabile con il lavoro, e su questo devo dire siamo d'accordo anche noi, perché certamente noi non escludiamo la dimensione lavorativa. Qui però si parla di etica del lavoro, cioè, come l'abbiamo definita noi, di senso del dovere, senso del sacrificio e quindi anche abnegazione, a discapito, per esempio, del proprio tempo libero, e cioè della qualità della vita. Per cui non è che la qualità della vita sia inconciliabile con l'attività lavorativa, ma questo senso di abnegazione, un lavoro totalizzante, certamente lo sono, e ci domandiamo a chi siano utili. La qualità della vita invece garantisce il benessere dell'individuo e quello della comunità. Quanto poi al fatto che la dignità umana sia garantita completamente dal lavoro, ecco, anche qui non ci troviamo d'accordo,
Perché è vero, idealmente si potrebbe parlare appunto di lavoro e quindi di dignità umana, eccetera, ma il problema fondamentale è che noi dobbiamo tenere conto delle condizioni in cui ci troviamo. Cioè la nostra è un'epoca di crisi, possiamo dirlo, c'è stata la pandemia, ma in generale ci sono state anche delle crisi economiche, e quindi è vero, il lavoro serve per vivere, o meglio per sopravvivere, ma questo significa anche talora dover accettare un lavoro che non piace, e allora fare un lavoro che non piace per tante ore al giorno non costituisce certamente una forma di autorealizzazione. Allora è meglio staccare dal lavoro per poi potersi dedicare a qualcosa che invece piace durante il tempo libero. Sembra che questo ragionamento fili. Quanto poi al fatto che realizzi appunto che il lavoro realizzi l'intelletto umano e la tensione creativa, ecco, di nuovo il problema è il medesimo, nel senso che oggi, con il fatto che il lavoro è precario, spesso ci si trova a fare lavori che non piacciono, che non sono proprio quelli in cui speravamo e che quindi non realizzano né l'intelletto né la tensione creativa dell'individuo. Perché, permettetemi, ma oggi ci sono parecchi laureati che poi si trovano a fare mestieri completamente diversi da quelli in cui speravano e allora chiaramente in questo non realizzano proprio niente di se stessi o comunque non realizzano la parte migliore, quella che loro effettivamente vorrebbero esprimere e che possono esprimere ma nel tempo libero, con l'ozium, inteso non come far niente sotto un faggio, ma come appunto attività creativa, elaborazione, però al di fuori della sfera lavorativa. Si è insistito molto da parte dell'altra squadra anche sul presunto progresso materiale. E sì, perché l'altra squadra non l'ha detto esplicitamente, però nel momento in cui parlava di progresso sembrava che lo volesse intendere appunto come progresso tecnologico, progresso materiale, però a noi sembra che non abbia parlato invece di progresso culturale, di progresso spirituale, e questo sì che può essere garantito dall'ozium, dal tempo libero, da un'attività dedicata anche solo al pensare, al di fuori dell'ambito prettamente lavorativo. E proprio questo progresso culturale e spirituale di cui parla anche la nostra Costituzione e che in teoria dovrebbe essere garantito dal lavoro, nel momento in cui oggi il lavoro non può più garantirlo, allora è giusto, sì, prego. Questo che voi definite come ozium non è forse il neg ozium? No, per carità, il neg ozium è inteso dai latini esattamente come il contrario dell'ozium. Voglio dire, il negozium per Cicerone sono gli affari, l'attività magari anche politica, ma l'ozium è un qualche cosa di completamente diverso, significa nel caso di Cicerone per esempio ritirarsi anche a vita privata, in ogni caso dedicarsi al pensiero, alla filosofia, alla letteratura, cioè appunto a quel progresso culturale e spirituale che noi riteniamo esprima veramente la dignità dell'uomo e non l'attività lavorativa che noi svolgiamo sì per sopravvivere, ma per vivere abbiamo bisogno di altro, abbiamo bisogno dell'ozium, non del negozium. Il negozium in questo è assolutamente inferiore, è un mezzo, è uno strumento, non è il fine, non è quello verso il quale noi vogliamo tendere. Quanto poi all'etica del lavoro in ambito aziendale, certamente sono stimabili tutte quelle aziende che appunto garantiscono l'etica del lavoro. Noi però stiamo parlando di etica del lavoro in generale, quindi anche come scelta del singolo. E nel momento in cui il singolo si trova a scegliere, nel momento in cui tutti noi siamo chiamati a scegliere, preferiamo lavorare con abnegazione, come dei muli, per non sappiamo neanche bene che cosa, per un lavoro magari precario, oppure ritagliarci del tempo libero in cui esprimiamo veramente noi stessi. Questo è quello che dobbiamo domandarci. Detto ciò, ringrazio e concludo il mio intervento.
Ringrazio la terza speaker della squadra pro che per i giudici ha parlato 6 minuti e 26 secondi. Passo ora la parola alla terza speaker della squadra contro, Francesca Quirico. Il tempo inizia ora. Buongiorno a tutti, sono Francesca Quirico, terza speaker della squadra contro. Vorrei iniziare il mio intervento confutando alcune argomentazioni proposte dalla squadra avversaria. La vostra prima speaker, Martina, ha infatti sostenuto che il lavoro non sia abbastanza per appagare e quindi dare una qualità della vita all'uomo. Il lavoro non appaga solo nel momento in cui non viene svolto in maniera etica e quindi nel momento in cui l'uomo non ha un'etica del lavoro. Infatti, il lavoro, che come abbiamo dimostrato è intrinseco all'uomo, perché come abbiamo detto già prima, il lavoro è necessario e se non c'è lavoro non c'è vita, come anche ci insegnano gli stoici che ci incoraggiano ad accettare il dolore che la vita necessariamente porta con sé, noi sosteniamo fermamente il fatto che l'etica del lavoro sia l'unico mezzo affinché il lavoro non diventi solamente un momento in cui l'uomo si sente mortificato, ma anzi un momento in cui lui possa esprimere tutte le sue potenzialità e possa anche migliorarsi. Infatti, come abbiamo già dimostrato, oltre ad essere un mezzo di miglioramento personale, è anche un mezzo che ci porta ad essere riconosciuti dalla società e dagli altri. La Costituzione sancisce che è fondamentale per ogni individuo concorrere al benessere della collettività non solo in maniera meramente materiale, ma anche concorrere al progresso spirituale. Quindi è importante anche sottolineare il fatto che non consideriamo solo come lavoro quei lavori che hanno come unico scopo quello di remunerare. Infatti, noi sosteniamo che gli individui che partecipano attivamente, ma non solo attivamente, che partecipano con etica del lavoro, quindi con impegno nel lavoro che compiono, siano alla fine gli individui che sono più rispettati e che alla fine hanno più dignità all'interno della società. Ma che cosa c'è di più importante per l'uomo, che è per definizione l'animale sociale, se non quello di essere accettati ed essere compresi dai propri simili? Infatti, se vogliamo parlare di qualità della vita, dobbiamo anche parlare di relazioni sociali. Le relazioni sociali, noi siamo fermamente convinti del fatto che derivino anche dal lavoro. Vorrei andare a contestare un secondo argomento portato dal vostro secondo speaker, secondo cui la scelta della qualità della vita è una scelta di libertà che consiste nel poter disporre del proprio tempo. Ebbene, dato per assodato il fatto che il lavoro è necessario e occupa una parte consistente della nostra vita, sceglierlo è fondamentale e se lo scegliamo diventerà non più un momento in cui l'uomo si sente mortificato, ma bensì un momento in cui l'uomo esprime se stesso. Voi infatti state proponendo una visione egoista e individualista in cui l'uomo dovrebbe scegliere di appagare semplicemente i propri meri desideri a scapito del bene collettivo. Ma che cosa c'è di più alto se non il bene collettivo, il bene della comunità, il quale poi si va necessariamente a riflettere sui singoli? Infatti, voi ci avete anche contestato il collegamento tra lavoro etico ed etica del lavoro, portato dalla nostra seconda speaker. Noi abbiamo dimostrato che le aziende mettono in campo, attraverso le RSI, delle strategie per fare in modo che i loro dipendenti abbiano accesso, ad esempio, ad alcuni privilegi che spesso sono dimenticati. Ebbene, queste strategie che sono messe in campo dalle aziende hanno il fine ultimo di far nascere in essi un'etica del lavoro. Hanno come fine ultimo quello di far sì che gli individui possano recarsi tutte le mattine al lavoro e non vivere questa esperienza come un'esperienza semplicemente pesante o di fatica, ma come un'esperienza remuneratrice e gratificante. Voi avete spesso parlato di tempo libero, indicandolo come momento in cui si può esplicare la qualità della vita. Ebbene, se io ho un'etica del lavoro, quindi se io intendo il lavoro come uno strumento che è necessario, ma lo accetto e lo riconosco, se ho un'etica del lavoro diventa tempo libero tutta la mia vita, in quanto compio il mio dovere, che è, come abbiamo sottolineato più volte, necessario, con gioia. A questo punto prego. Se anche il lavoro può diventare tempo libero, che bisogno aveva lo Stato di fare una legge
per tutelare il fatto che ci sia un orario di massimo 8 ore di lavoro? Beh, questo per non portare al burnout, perché ovviamente l'uomo ha dei limiti, non si può lavorare per sempre, ma come noi abbiamo detto, il lavoro appunto non deve essere, se il lavoro non viene inteso come un momento di dolore, ma viene inteso come invece un momento in cui l'uomo può esplicare se stesso, questo lavoro sarà svolto meglio e in maniera più efficiente. A questo punto vorrei andare a ribadire i nostri tre punti. Inizierei col primo. Noi abbiamo infatti sostenuto che il lavoro sia un fatto primario che prescinde da ogni discorso sulla qualità della vita. Infatti, se non si lavora non si può sopravvivere, e se non si può sopravvivere è impossibile poter pensare di parlare di qualità della vita. Abbiamo menzionato l'etica l'età dell'oro e l'Eden, ma queste dimensioni in cui l'uomo non lavora sono relegate al mito. Infatti è impensabile poter parlare di uomo senza poter parlare di lavoro. Il secondo punto che abbiamo portato è il punto che riguarda più che altro la dignità, che è intrinseca al lavoro. Infatti, se il lavoro è ciò che caratterizza l'uomo, vuol dire che la dignità dell'uomo è insita in esso e l'uomo esprime tutte le sue potenzialità all'interno del lavoro. Ultimo punto, quando si intende il lavoro in senso etico a livello prettamente aziendale, allora ci sono delle implicazioni che vanno a migliorare la qualità della vita e del lavoro e quindi vanno anche a migliorare il rendimento dell'individuo. Con questo concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Ringrazio la terza speaker della squadra contro, Francesca Quirico, che ha parlato per 6 minuti e 13 secondi. Adesso ci saranno le repliche. Come ho detto all'inizio, la prima replica sarà fatta dalla squadra contro e in particolare da Alessandro Bellucci, che è stato il primo speaker appunto della squadra dei Fenici. Se i giudici ci sono, va bene. Passo alla replica, ricordo che sono 3 minuti protetti, quindi non è possibile fare domande. Prego. Signore e signori del pubblico, signore e signori della giuria, la questione è ben più profonda di come è stata affrontata dalla squadra pro. Cosa preferite voi tutti quanti, nella vostra individualità, nella vostra vita? Preferite che sia qualcun altro a decidere della vostra esistenza e della vostra individualità, o preferite voi stessi essere attori della vostra vita? Volete che la vostra qualità della vita sia garantita dallo Stato o sia garantita da voi stessi? Nella qualità della vita non fa parte anche la percezione della nostra vita, della nostra esistenza? Non fa parte della qualità della vita anche dall'appagamento, dalla soddisfazione che proviene dall'attività che è necessaria? E dunque, oggi a noi pare che ci sia stato poco ascolto da parte della squadra pro, perché ci siamo scontrati su punti molto, molto poco significativi, in sostanza. Loro ci hanno parlato del fatto che è una situazione magari inattuabile al momento, ma la mozione è in senso assoluto, non in senso relativo. E poi, grosso modo, sui punti principali eravamo d'accordo, perché in fondo noi non dovevamo sostenere come loro hanno creduto, organizzando tutta quanta la loro confutazione, che l'etica del lavoro sia più importante della qualità della vita, ma che tutte e due si trovino sullo stesso piano, ed è quanto sancito dalla Costituzione, dalla Commissione Europea. Quindi, semplicemente, noi proponiamo un mondo, una realtà, che è quella che viviamo tutti noi quotidianamente. Voi vi sentite protetti o no da un'azienda o da un datore di lavoro che vi garantisce la maternità e vi garantisce il congedo di maternità? Voi vi sentite protetti o no, realizzati o no, da una società che vi permette di conciliare, di equilibrare correttamente la vita privata, l'ozium, come l'hanno definito i nostri avversari, e l'etica del lavoro? L'etica del lavoro, ed è quello che noi abbiamo sostenuto sin dall'inizio, non è un mezzo per raggiungere la qualità della vita, come hanno pensato fino a questo momento la squadra contro, il cui valore ancora ci risulta poco chiaro, ma è un elemento inscindibile. Non sono due elementi che si contrappongono o che si contraddicono. Noi vogliamo un mondo non dove qualcun altro
ci governi e decida che cosa facciamo, non dove l'ozio derivi da Augusto, dalla divinità, ma siccome ci viene data questa necessità, siamo noi, la necessità di lavorare, perché altrimenti non ci sarebbe vita, siamo noi che dobbiamo porre il lavoro come fine ultimo della nostra vita, come etica del lavoro, per raggiungere la massima qualità della vita, per valorizzare il nostro essere, sia come individui, sia come membri attivi e sani di un consorzio civile e attivo. Grazie. Ringrazio Alessandro Bellucci per la replica della squadra contro. Ha parlato 3 minuti e 11 secondi. Passo ora la parola a Nicola Crisafi, che terrà la replica della squadra pro. Il tempo inizia ora. Ancora una volta, buon pomeriggio a tutti. Parto dal farvi una domanda. Secondo voi, se un alieno, o anche perché no, un dio, vedesse il nostro pianeta dall'esterno per la prima volta, senza conoscerlo e senza conoscerci, cosa penserebbe? E cosa vedrebbe? Secondo noi vedrebbe un enorme formicaio, un posto pieno di esseri, tutti simili, alcuni di più, altri meno, che lavorano tutti per qualcosa. Ma che cosa? Un osservatore esterno forse non sarebbe nemmeno in grado di capirlo. Un osservatore esterno forse ci riterrebbe addirittura, perché no, dei folli, degli esseri che dedicano tutta la loro esistenza a raggiungere qualcosa di effimero, al costruire palazzi, esattamente come noi vediamo le formiche che costruiscono il loro formicaio e non capiamo bene che cosa stiano facendo. Ebbene, però noi non siamo né dei, né alieni, né esterni al nostro mondo, noi siamo interni al nostro mondo e sappiamo soprattutto la cosa più importante, che noi non siamo formiche, ma siamo uomini. Noi sappiamo che tutto il nostro lavoro, grande o piccolo che sia, totalizzante o leggero, è volto a qualcos'altro. È stato detto in questo dibattito, con entrambe le parti, che abbiamo dei bisogni, e il lavoro è uno di questi bisogni, certamente, ma abbiamo tanti altri bisogni. Il nostro io, d'altronde, è estremamente scisso, ma tutti questi bisogni si convogliano nel singolo obiettivo, nel singolo fine che tutti cerchiamo di perseguire, ovvero la nostra vita, e dunque la qualità della nostra vita, la cosa più importante. Un punto di scontro molto dibattuto in questo dibattito è stato il conflitto tra il fine e il mezzo. È stato detto che ci sono stati punti di scontro poco rilevanti, a noi ci sembra invece che lo scontro tra fine e mezzo sia di estrema importanza, perché alla fine passiamo tutta la vita domandandoci terribilmente quale sia il senso della nostra vita, non capendo che il fine della nostra vita è la vita stessa. Ci serve per forza trovare uno scopo esterno, qualcosa che non riguardi noi? Ci serve per forza essere formiche e trovare la nostra regina, trovare il nostro formicaio che dobbiamo costruire? Noi crediamo di no. Noi crediamo che l'uomo si realizza proprio quando capisce che vale in quanto tale, che vale in quanto uomo. Avete detto che il lavoro dà dignità all'uomo. In parte può anche essere, ma l'uomo nasce degno. Sarebbe dire che il lavoro dà dignità all'uomo, sarebbe come dire a un neonato: tu non hai dignità, devi guadagnartela. E invece un uomo, quando nasce, ha la dignità di uomo. Un uomo quando nasce esiste e quindi diventa più di un animale, più di una formica, e dentro di sé ha già la luce che serve per valere, per avere dignità nel mondo in cui vive. Grazie a tutti. Ringrazio l'ultimo speaker della squadra pro, Nicola Crisafi, che ha parlato per 3 minuti e 8 secondi. Il dibattito è terminato, come avete visto è terminato con le due repliche, che sono state anche molto intense e emozionanti. Ora invito i giudici a ritirarsi per stabilire chi sarà il vincitore. E innanzitutto mi rivolgo al pubblico e chiedo se ci sia qualche curiosità da porre ai nostri dibattenti, qualche domanda in particolare. Che cosa vi ha suscitato questo dibattito? Se era la prima volta che assistevate a un dibattito oppure no?
Anche perché adesso è quel momento in cui appunto le tensioni si sciolgono, più o meno. I nostri dibattenti hanno terminato egregiamente il loro lavoro e quindi se c'è qualche curiosità dal pubblico, appunto, abbiamo la possibilità di intervistarli, magari fare qualche domanda. Vabbè, ci penserò io. c'è? Prego. Io 50 anni fa ho svolto il corso di studi che voi state svolgendo. Scusi, sto portando un attrezzo che può essere. Grazie. Ripeto, non oso neppure rivolgere delle domande a voi. Io circa 50 anni fa o qualche anno in più, insomma, intorno ai 50 anni fa, ho svolto lo stesso corso di studi che state svolgendo voi. E in un'altra scuola torinese. E volevo, mentre vi ascoltavo e ripensavo a me stesso allora, rivedevo me stesso in voi tutti, nelle varie sfaccettature delle vostre argomentazioni, ho constatato semplicemente l'abisso, ma veramente un abisso cinquantennale a vostro favore, naturalmente, di coscienza delle problematicità che avete affrontato. E mi sono sentito, e l'ho comunicato ad una mia coetanea, non torinese, ma che ha condotto gli stessi miei studi, ho comunicato una sensazione di, se posso inventare, se il professor Beccaria me lo permette, di, perché credo sia un neologismo, di naneottolità nei vostri riguardi. Non so, se posso, me lo permette, grazie. Ecco, cioè il corso di studi era lo stesso. Io penso di averlo svolto anche egregiamente. E questi 50 anni, questo divario che colgo fra i miei 50 anni e i vostri 50 anni, questi 50 anni che sono passati, denotano un evolversi esponenziale delle vostre capacità critiche, dialettiche e intellettive. E volevo semplicemente dire questo, quindi nessuna domanda, una constatazione ammirata, dove ammirata è poca cosa, insomma. Ecco. Grazie. C'è qualcuno che sta passando? So che Elena aveva già una domanda, però non la posso. Ringrazio per questo, più che constatazione, io direi un intervento illuminante, perché molto spesso noi giovani, e parlo anche credo a nome dei dibattenti, non ci rendiamo conto della fortuna forse che abbiamo a vivere in un'epoca del genere, ma anche della grande responsabilità che grava sulle nostre spalle.
e quindi sentirselo dire ha fatto un certo effetto. A me personalmente ha fatto un certo effetto e penso anche ai nostri dibattenti, quindi ringrazio sentitamente. E invece io avevo delle curiosità in merito alla mozione che avete dibattuto, perché molto spesso succede che si dibatte meglio, si sostengono meglio le ragioni che non ci appartengono. Quindi mi piacerebbe sapere adesso nei retroscena quale posizione nel vostro profondo in realtà voi sostenete. Cioè, credete davvero che la qualità della vita sia più importante dell'etica del lavoro? Siete davvero sostenitrici di questa mozione o non lo siete? Ma nel vostro intimo. E quindi, seconda domanda che potete legare, che cosa vi aspettate dal vostro futuro? È una domanda che faccio a voi, ma che faccio anche a me stessa. Che cosa vi aspettate, nel senso che vi aspettate, qual è la vostra ambizione? Fare un lavoro che vi consenta, tra virgolette, di oziare per sempre, o fare un lavoro che invece vi consenta di oziare al di fuori dell'ambito lavorativo? Chi vuole iniziare? Sì, volevo solo dire che appunto ringrazio per l'intervento e per i complimenti che ci sono stati fatti. Se c'è una cosa che il dibattito, tra le tante, tra le varie che il dibattito mi ha insegnato, è che spesso c'è tutte le cose, tutti gli aspetti che andiamo a dibattere hanno una doppia faccia, una doppia medaglia, e che la verità non c'è pro e contro, e non c'è un'opinione che possa prevaricare sull'altra, perché sia la nostra squadra che la squadra avversaria hanno, diciamo, portato degli ottimi argomenti, tutti estremamente validi e ragionati. Personalmente, se, non so, sviluppando insieme ai miei compagni questo dibattito, io forse sceglierei l'etica del lavoro. Il liceo che sto frequentando, il liceo classico, mi sta insegnando a riconoscere il valore nell'impegno, a riconoscere il valore che è insito in un tipo di, in un percorso di studio che sicuramente non è facile, e mi pone ogni giorno davanti a delle domande a cui spesso non so rispondere. Però, nonostante tutto, io ho scelto questa scuola e non potrei essere più contenta della scelta che ho fatto. E quindi, sì, per rispondere alla domanda, io forse sono d'accordo con la linea portata avanti dalla mia squadra, e scelgo l'etica del lavoro. Scelgo di riconoscere e di accettare e di imparare a vedere e a riconoscere la bellezza che è insita nell'impegno, che, come abbiamo detto, è inevitabile perché siamo uomini. E niente, questo è tutto. Grazie. Ma riguardo al dibattito, devo dire che io in passato avevo sempre dato molta importanza alla logica, a quello che la logica un po' ci impone. Il dibattito mi ha insegnato un po' anche a guardare ad altro, perché alla fine la logica molto spesso dà la sua autorizzazione a ragionamenti anche opposti, e quindi il dibattito, secondo me, è una bellissima prova di come nella vita a volte ci sia anche altro oltre la logica, ci siano anche i valori e i sentimenti. Per quanto riguarda la scelta tra etica del lavoro e qualità della vita, sono ancora giovane, non mi sento di fare una scelta così netta, però se c'è una cosa che mi ha insegnato la mia scuola è non tanto l'impegno quanto l'amicizia, perché vabbè, forse sono fortunato io, con i miei amici abbiamo un po', secondo me, realizzato in quello che noi passiamo insieme le due fasi della vita, nel senso che noi ci incontriamo e facciamo una parte creativa e una parte di, diciamo, ozio iperbolico in cui semplicemente spettegoliamo. E questa cosa è proprio quasi un rituale che noi facciamo, cioè al bar ci sediamo e
creiamo cose poi vabbè di livello infimo, ma però ci impegniamo e poi dopo ci lasciamo andare. E nella vita, se fosse possibile, non lo so, a me piacerebbe vivere così, cioè godere il bello anche di quello che si fa, ma poi un po' come faceva Cartesio quando chiudeva la porta e andava a casa, la porta del suo studio, andava a divertirsi eccetera, godersi anche la vita fuori ed essere anche un po' più bambini, un po' più animali e accettare anche questa parte di noi stessi. Buongiorno a tutti. Di nuovo. Oltre a sottoscrivere ovviamente tutto quello che la mia compagna speaker e lo speaker della squadra pro hanno detto finora, che assolutamente sottoscrivo e sono d'accordo, io sono ancora un giovincello rispetto agli altri nella mia scuola, quindi quello che mi ha insegnato lo potrò giudicare forse da qualche anno ancora, però io personalmente ero proprio a sostegno di quanto pare che sia viziato questa nostra decisione, perché tutti quanti sostengono la loro, però io personalmente ho una forte senso civico, mi pare, e di conseguenza credo molto nei valori della Costituzione, e quindi per me viene ancora prima dell'ozio, del mio benessere, quantomeno di quello che è l'oziare libero e non far niente, quanto più avere dei sani principi, dei sani valori e raggiungere proprio attraverso il lavoro la mia realizzazione personale. Se è vero che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, probabilmente, e questo è quello che credo io, bisognerebbe proprio lavorare in questo senso, cioè lavorare non tanto per soddisfare i nostri piaceri personali, ma quanto per realizzare noi stessi, la comunità in cui ci troviamo, e quindi realizzarci a tutto tondo, a prescindere dalla qualità della vita, che poi dipende anche da fattori che non possiamo decidere. In qualche modo lavorare eticamente e raggiungere in quel modo la propria soddisfazione è l'unica cosa, l'unica arma che noi umani abbiamo alla fine, e quindi io sinceramente preferirei trovare un lavoro appunto che mi permetta di fare tutto questo e non di oziare. Grazie. Sì, io personalmente in realtà credo che effettivamente la cosa più importante sia la qualità della vita, senza dubbio, anche guardando alla scuola che sto facendo, i momenti più belli li passo quando rifletto sulle cose che imparo, quando posso permettermi di pensare liberamente senza dover pensare a rendere fruttuoso ciò che sto pensando, senza pensare a dover prendere un bel voto, senza dover pensare che sarò giudicata per quello che dirò o che non dirò, ma semplicemente lasciarmi andare appunto al pensiero, anche a filosofeggiare ogni tanto, che appunto quella è davvero secondo me la cosa bella della vita, potersi permettere di non fare solo ciò che è produttivo, ma fare qualcosa che piaccia. Quindi io ho scelto il liceo classico perché mi piaceva, non perché pensavo che mi potesse portare a fare un bel lavoro, tutte queste cose qua. Quindi sì, penso che lavorare sia effettivamente inevitabile, perché è ovvio, ma che purtroppo è inevitabile. Però la qualità della vita è ciò che rende la vita bella. Solo questo. Grazie, vi ringrazio. Vi ringrazio per queste vostre risposte, che in realtà mi hanno colpita, non mi aspettavo tutte queste appunto riflessioni, e vi propongo un'altra riflessione, e come sempre la propongo anche a me e al pubblico, quindi se qualcuno si sente di rispondere è ben accetto. Soprattutto a quest'età, non pensate che abbiamo la possibilità, oziando, di raggiungere il lavoro che in realtà poi ci porterà ad essere felici? Quindi la possibilità di oziare oggi per avere un futuro
migliore domani. Buon pomeriggio. Non so se ho inteso bene, ma secondo me no. Nel senso che oziare oggi purtroppo non credo che ci consentirà di avere un buon lavoro domani. In qualche modo oziare oggi o magari dedicarsi a una carriera difficile con pochi sbocchi lavorativi significa accettare un rischio. Ma questo non è necessariamente negativo dal mio punto di vista. Rischiare a volte può far comprendere meglio l'importanza che ciascuno attribuisce a quello che sta facendo. Cioè fare una cosa senza rischio o fare una cosa rischiando non è esattamente lo stesso. Se si sceglie comunque di fare una cosa rischiando vuol dire che ci si tiene davvero. Quindi io la penso così. Giusto per appunto, io intendevo l'oziare oggi per un lavoro che ci gratifica domani in un senso classicista del termine, un ozium abbastanza letterario, cioè dedicarsi la grande possibilità che abbiamo di dedicarsi agli studi che ci piacciono oggi per poter lavorare e fare ciò che ci piace domani, non oziare. Beh, secondo me sì, anche perché bisogna riflettere per capire ciò che piace davvero e per riflettere ci va tanto tempo, ma non ci va solo tempo in senso materiale, ci ho messo 2 mesi a scegliere, no, ci va tempo qualitativamente speso bene a comprendere ciò che ci piace fare e ciò significa che dobbiamo avere a che fare e interfacciarci anche con ciò che potrebbe non piacerci. Perché la scelta deve essere fatta all'interno di un campionario molto ampio di possibilità. Però per analizzarle tutte ci va veramente tanto sacrificio, tanto impegno, mettersi alla prova anche in cose che magari ci aspettiamo non ci possano piacere e poi si rivelano il contrario. Però sì, forse l'analisi del testo, ma non tanto intesa come testo letterario che ci viene proposto a scuola, anche solo l'analisi di un quotidiano, scavare a fondo in ciò che leggiamo tutti i giorni. Adesso una cosa che mi fa sorridere è che prima di un articolo di giornale online c'è scritto il minutaggio. Quanto tempo ci impiegheremo a leggere un articolo di giornale? Una cosa assurda secondo me, perché se lo leggo con estrema lentezza potrei metterci il triplo del tempo e se lo riporto a qualcun altro invece potrei raccontarlo nella metà del tempo previsto. Però è una cosa che mi fa sorridere perché è tutto in funzione del tempo oggigiorno. Non si è capito che in realtà, dal mio punto di vista, sto parlando per la mia generazione, forse qualcuno non ha ancora compreso che per vivere bene è necessario prendersi del tempo e forse la qualità della vita si può mantenere in maniera costante se sappiamo concederci anche poco tempo ma speso bene, quindi qualitativamente denso, intenso, importante, anche solo leggere, ecco, ma non solo leggere cose che ci piacciono. Io ad esempio facendo l'università sto leggendo tantissimo e cose che non sto parlando di libri di narrativa o libri di poesia, sto proprio leggendo tantissimo perché purtroppo la materia è ampia, ma mi rendo conto che attraverso la lettura si sviluppa tanto spirito critico, si sviluppa voglia di approfondire, si sviluppano anche dei pensieri che magari non ci verrebbero tutto a un tratto, però è vero, bisogna proprio immergersi, bisogna abnegarsi anche, direi.
ci ha pensato a questo? Io penso esattamente, non ho avuto tempo, il tempo era quello che era, insomma, ma un esempio che avrei voluto fare è quello di un romanzo di un scrittore tedesco scritto, uscito da Garzanti qualche anno fa, Nadolny si chiama questo, e scrive poi un romanzo sulla lentezza e racconta la storia di Sir John Franklin, si chiamava, che è sempre stato giudicato dai genitori, dagli amici, quando era giovane, un ritardato nel senso che oziava, però leggeva, insomma, pensava, eccetera. È diventato uno dei più grandi esploratori artici del mondo. Quindi voglio dire, io credo che, e così conclude quel mio libretto di cui ho rapidamente parlato, che sia questo quello che lei, nel suo intervento, insomma, voleva. L'ozio, non nel senso di starsi lì, insomma, a guardare le stelle, vabbè, tutta la bellezza è guardare le stelle, per carità, uno può fare tante riflessioni, studiare, essere un astronomo in erba, però insomma l'ozio nel senso, ecco, non di oziare, ma di leggere, di discutere con gli amici, insomma, e questo può preparare per fare tutt'altro, insomma. Il caso di Sir John Franklin è indicativo, no? Ma ascoltando i vostri interventi, fra l'altro ragazzi siete stati bravissimi tutti, proprio i miei complimenti, mi schiero un attimo dalla vostra parte, quella dei contro, senza nessun giudizio ovviamente. Volevo far notare a coloro che dicevano giustamente che il lavoro che adesso viene offerto non è un lavoro che appaga, che ci realizza, non è quello delle nostre aspettative, mentre la mia generazione sicuramente ha avuto molto più possibilità. Però devo dirvi che molto spesso, questo l'ho notato nel lavoro ma anche in altre cose, ci viene richiesto di fare un lavoro che ci sembra che non ci piaccia, e poi ci rendiamo conto, vivendoci dentro, interessandoci, approfondendo. Vi faccio l'esempio mio, io sono un insegnante di lettere, ho aiutato anche una sua allieva. E sono stata all'inizio, ho avuto la possibilità di fare delle supplenze, non mi ricordo neanche più perché, di educazione fisica, che io detestavo ferocemente, mi facevo sempre esonerare a scuola. Devo dire che dopo un po', lì per lì ho detto, ma perché devo fare proprio una cosa che odio? E poi mi sono resa conto che mi piaceva, man mano che andavo avanti ad insegnarla, mi sono resa conto che era una cosa interessante e che avevo avuto in modo inaspettato la possibilità di vedere uno squarcio di esistenza che non avrei mai apprezzato, che mi è piaciuto molto e che poi mi ha portato a fare attività fisica, io che sono un po' lumacona. Mi è successo in tantissime altre situazioni, anche di tipo lavorativo, perché ragazzi, quando mai ci chiedono di fare quello che sappiamo fare? Quasi mai. Questo anche in una generazione più facilitata come la nostra. Quindi pensate anche questo, che ci sono delle cose che a prima vista non ci piacciono, ma poi possono diventare interessanti da appassionarci. Grazie. Sono rientrati i nostri giudici, quindi li accoglierei. Sarò centauro adesso. Chiamerei la professoressa Berardi. Grazie. Molto bene, sono rientrati i nostri giudici che hanno un verdetto e hanno, prima ancora del verdetto, una consegna, immagino. E quindi noi siamo molto lieti, anche un po'
in suspense, in giusta suspense, e siamo pronti, insomma, a sapere che cosa è successo. Io vi passerei quindi con cautela il microfono. Eccomi, a me l'ingrato compito di valutare il vostro dibattito e di aggiudicarlo a una delle due squadre, ma innanzitutto un ringraziamento agli organizzatori del festival e a voi dibattenti giovanissimi, in senso relativo ovviamente, ma veramente appassionati. E adesso venendo proprio a appunto commentare la vostra performance, ma abbiamo apprezzato molto che l'analisi che avete svolto abbia prodotto, diciamo, un sostanziale equilibrio tra le posizioni pro e contro, perché si sono scontrate, a mio avviso, ad avviso della giuria, due visioni del mondo, due assunti valoriali, uno che vedeva nel lavoro un mezzo di realizzazione dell'umanità e un altro assunto invece che metteva più l'accento sul, diciamo, la gestione autonoma, libera del proprio tempo e della propria esistenza. Per quanto riguarda lo stile e la retorica, molto bene, siete veramente bravi, però consigliamo in generale a tutti di dare meno l'impressione di leggere, perché a volte si vedeva che l'esposizione era un po' meccanica, e fare degli stacchi meno netti tra le parti delle vostre orazioni. Ecco. Poi il contenuto l'abbiamo apprezzato, abbiamo apprezzato come avete costruito le argomentazioni. Forse sarebbe apprezzabile un pochino più di chiarezza negli interventi numero uno, quelli dove bisogna definire i termini e i concetti, i termini del problema, perché certe cose le abbiamo capite solo dopo, solo tra virgolette a cose fatte nel rebuttal del terzo argomento o nella replica. Molto bene le repliche, perché erano enfatiche, erano ben studiate. Forse un po' più di cura nell'evidenziare i points of clash, cioè i punti di scontro. Ecco, quindi ancora una volta complimenti a tutti, e adesso il verdetto che tutti state aspettando. Allora, per decisione non unanime, quindi per decisione a maggioranza, con lo scarto, sommando i punti di tutti noi giudici, di un solo punto, vincitrice è la squadra del D'Azeglio, i Fenici. Ultima informazione, il miglior dibattente. Complimenti agli studenti Crisafi e Quirico, ma valutando i punteggi in modo matematico, ecco, Francesca Quirico è la migliore debater. Grazie mille. Molte grazie.